Buona settimana dagli studi di Bianco Rossi News, ben ritrovato a Mattia Andriolo, sei carico? Carichissimo, ciao Filippo, buon lunedì. Sarà una settimana molto impegnativa per Mattia Andriolo perché la puntata di domani di Bar Eccellenza sarà particolarmente bella. Sì, parleremo di tutto quello che è successo con il Bus 81 sempre là davanti che ha confermato il primato, ha vinto anche il Verbano che ha dovuto rimontare una Castanese che continua nel suo periodo sfortunato. Parleremo della Sestese però, avremo con noi due vicepresidenti, Sestese che ha rimontato ancora una volta dal 2-0 al 2-pari contro il settimo milanese, quindi insomma una squadra bianco-blu che riesce a fare questi punticini che forse vorrebbero essere qualcosa di più. Ieri dunque a Sesto, domani state con noi al TG, vedrete il servizio di Sestese Settimo Milanese firmato da Mattia Andriolo che vi proporrà anche l'anteprima di Bar Eccellenza in onda martedì alle 20.30, mercoledì alle 20.30 c'è Bianco Rossi News con Giampaolo Ormezzano, grande firma del giornalismo italiano, poi state con noi anche venerdì per la grande serata con Bianco Blu, trasmissione che si occupa della Pro Patria alle 20.20, poi ci sarà Mondo Galoppo alle 21 e a seguire Bocce Forum, ricordiamo anche la trasmissione di basket di Diego Marturano in onda domani sera, ma appunto occupandoci di basket sentiamo che cosa ha detto Attilio Caia, allenatore della Pallacanestro Varese, dopo la sconfitta con l'Olimpia Milano 93-69 nel derby di ieri pomeriggio. E oggi devo dire che poco da rimproverare alla mia squadra, perché Milano ha fatto una partita veramente solida, veramente di difesa, che ci ha creato delle difficoltà, che ci ha sono fatto vedere alcune nostre limiti che abbiamo, alcune nostre difficoltà. Noi è chiaro che siamo una squadra un po' leggerina, che dipendiamo molto dal tiro a tre punti, giochiamo per questo perché le caratteristiche della squadra sono queste. Poi maggior ragione oggi contro Milano, in ogni mismatch, in ogni situazione fisica eravamo ovviamente in difficoltà, quindi era anche impensabile andare vicino al canestro, perché anche nei cambi che avevamo non erano cambi dove c'era un vantaggio contro altre, poi dopo anche l'organizzazione loro non ci permetteva neanche di andarle a provare. Allora a maggior ragione dipendi dal tiro a tre punti, in una giornata dove fai il primo tempo 20% e finisci col 22%, è chiaro che il divario rimane ampio così, perché basta fare qualche canestro in più, riesci magari a rimanere nell'arco di 10-15 punti di vario. Dopodiché ovviamente non era questa la partita che dovevamo scoprire, che noi non possiamo competere con Milano, non è il nostro livello e loro sono stati bravissimi, sono quello che stanno facendo in campo. Oggi hanno fatto anche tutte le loro rotazioni, hanno trovato risposte importanti da altri giocatori, sono veramente una bella squadra da vedere, da giocargli contro e quindi noi, ripeto, oggi non ho niente a dire ai miei se non dare i tanti meriti a Milano, complimenti a Milano per la partita che ha fatto e per quello che sta facendo, quindi niente di nuovo, non dovevo aspettare questa partita per sapere che potevamo avere certe difficoltà a livello fisico contro una squadra di questo tipo qua. Queste le parole di Attilio Caia, passiamo alla Pro Patria. La Pro Patria ha pareggiato 0-0 il derby con il Como, abbiamo raccolto le impressioni di due tifosi bianco-blu. Siamo qui con Luigi Corti, grandissimo tifoso della Pro Patria, sul pullman. Stiamo tornando dalla trasferta di Como, Como Pro Patria 0-0. Luigi, un commento sulla gara di oggi. Allora, un commento abbastanza veloce, questo, partita difficile si sapeva, poi con un terreno e con un tempo che ha complicato le cose. Direi che il risultato è giusto e bene così, andiamo avanti così. Luigi, migliore in campo? Fietta. Come mai? Ma secondo me è tutto bene dietro e da ogni parte della difesa era sempre praticamente al posto giusto, al momento giusto.
nella difesa. Grazie Luigi e sempre forza Pro Patria. Forza Pro Patria. Alessandro, un commento sull'atteggiamento dei nostri Tigrotti oggi. Che dire, l'atteggiamento dei nostri Tigrotti è stato positivo. Siamo riusciti a districarci comunque in un ambiente non facile, in un campo alquanto pesante, la pioggia era torrenziale, ma i nostri ragazzi hanno saputo far girare bene la palla, districandosi tra mille difficoltà e comunque riuscendo a portare a casa un buon risultato. Prima Alessandro ci stavi parlando di una notazione tattica, ce la vuoi dire? Personalmente Mastroianni poteva essere l'ago della bilancia di questa partita, comunque un totem come lui che sa prendere sportellate poteva essere servito e avrebbe dovuto essere servito secondo me in maniera migliore, però comunque dai, in fondo abbiamo creato delle buone occasioni, peccato per l'occasione di Pedone, ma dai, magari saprà, avrà altre opportunità in futuro e potremo magari toglierci altre soddisfazioni. Grazie Alessandro. Un vero piacere e sempre forza Pro Patria. Bene Mattia, hai sentito cosa hanno detto questi tifosi? Insomma, far parlare i tifosi è importante anche per le nostre testate. Tu farai parlare qualche tifoso in eccellenza? Ma certamente sì, diciamo che il confronto con i tifosi c'è un po' tutte le settimane. Il bello di questo campionato è che comunque si vive in tribuna, si vive in compagnia di tanta gente che nonostante il tempaccio anche di ieri resta lì sul suo seggiolino bagnato per vedere queste squadre scendere in campo. Potrebbe essere un'idea, vivremo magari un bar eccellenza visto dai tifosi. Ecco, visto proprio al bar dello sport. Volley? Volley, dunque, la Wiba ha riposato almeno per il momento, tornerà in campo giovedì sera contro Perugia e invece domenica pomeriggio al Palayamamai. Ha perso invece la Futura Volley che andava in trasferta in quella di Ravenna, una sconfitta per 3-1 che lascia ancora una volta a 0 punti in questa domenica di pallavolo la squadra di Matteo Lucchini, ma una squadra che si sta finalmente ambientando in questo campionato e pian piano potrebbe davvero riuscire a riscalare la classifica. Bene, grazie Mattia, non perdete le edizioni del TG, ci saranno ampi servizi sul volley, ma non solo, e su tutti gli altri sport della provincia di Varese. Arrivederci, grazie.